Benvenuti o bentrovati, il saluto di sempre. Questo è il racconto dell'autunno che coprirà il mese di ottobre e di novembre e questa è pagina 3. Diciamo che più di questo non credo ci sia da dire se non buon ascolto e buona lettura della pagina numero 3. Giulio, prima di dire buona giornata al collega con la scusa che doveva tornare al lavoro, con un trucco riuscì a farsi dire dal collega quale fosse la palazzina. In fondo certi trucchetti per far parlare gli indagati colpevoli gli riuscivano ancora bene. Tornò alla scrivania come tutti i giorni, ma lasciò da parte il resto del lavoro monotono e sempre uguale e si mise a scandagliare il fascicolo da cui aveva preso il verbale per il collega appena spremuto di tutte quelle informazioni. Lesse che la casa era stata messa a soqquadro praticamente in un'ora, secondo quanto avevano testimoniato i vicini. Però la cosa era strana. In un'ora avresti avuto più tempo, e soprattutto di notte, per fare una scelta e soprattutto evitare di fare tutto il caos che dalle foto Giulio poteva vedere. Se davvero si trattava di un furto, e soprattutto di notte, un ladro organizzato avrebbe principalmente fatto meno rumore e poi avrebbe evitato di fare delle vittime. Perché una vittima da parte delle forze dell'ordine significa una serie di indagini più accurate e minuziose, dove si prendono le impronte e via dicendo. Se era solo un furto, il ladro aveva la sola fatica poi di piazzare la merce in giro e molto probabilmente non si sarebbe mai risaliti ad una persona vera e propria. Alla fine dell'analisi di Giulio, il risultato era uno solo. Il furto molto probabilmente era una copertura. Ma questa era un'ipotesi al momento campata in aria. Doveva parlare con la signora Talenti. Ma lui non aveva potere di indagine come altri colleghi della squadra mobile o delle unità di indagine. E soprattutto non poteva accedere a tanti altri referti al di fuori del suo archivio. Inoltre, ultimo non per importanza, era solo. Il primo problema che quindi venne alla sua attenzione fu uno soltanto: dove poteva trovare un collega che gli potesse dare una mano? Non appena si accorse che era ora di andare via, rimasto per ultimo nell'archivio, prese il cappotto e col suo passo leggermente zoppicante si diresse verso l'uscita. Fu allora che vide Gemmetti in un angolino della fotocopiatrice, il nuovo arrivato, che si stava rollando una canna. Inizia a piacervi la storia? Spero di sì. Spero vi sia di gradimento. Con questo vi saluto, vi ringrazio di essere qua per la terza puntata e ci vediamo al prossimo video con la puntata numero 4. Ciao ciao!